lavorano ma non ce la fanno più, così come le famiglie che si trovano senza lavoro e non possono sopportare più il peso gigantesco di queste tasse. Ogni mese c'è un pagamento, ogni anno c'è un aumento. Noi non vogliamo dall'amministrazione comunale solo parole di solidarietà, ma anche fatti concreti, fatti che portino ad un'immediata riduzione delle tasse per le famiglie e per le imprese. Vogliamo credere che lei, signor Sindaco, voglia ascoltare la comunità che amministra e farsi subito carico di questo problema. L'amministrazione comunale di Siniscola ha aumentato in modo sproporzionato, non sono più sostenibili né dalle imprese né dalle famiglie. Questa amministrazione, solo ad agosto del 2011, quando gli si diceva di non firmare il contratto per la raccolta dei rifiuti, che portava il costo da 1.800.000 euro a 3.300.000 euro, ha risposto che la raccolta differenziata avrebbe comportato un abbassamento delle tariffe. Thank you.
Allora, ora scende qualcuno, ascoltate, scende qualcuno dal comune, ascoltate, c'è una delegazione, decidete voi chi. Siamo già decisi, io, sì, no, parlo, no, no, tutti qua. Delegazione. Quante siamo? Poi non sale più nessuno. Chi vuole salire? Siamo, no, no, siamo in 5. Allora, decisa dall'assemblea. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, basta. L'amministrazione comunale è alleata della comunità, non è controparte della comunità. Per cui le battaglie, noi le abbiamo fatte oggi e ieri. E mi fa piacere che oggi, anche se è contro di noi, finalmente c'è un movimento che combatte contro l'abbassamento delle tasse. Io vi posso dire, confermare che noi l'abbiamo richiesta e che è in fase di ultimazione. Dopodiché, qualunque cosa, comitato, sia quel che sia, noi lo riceveremo, ci confrontiamo insieme per verificare di quanto si possono abbassare le tasse sulla TARI e di quanto praticamente noi possiamo chiedere alla società. Noi potete fare le battaglie possibili, noi saremo al nostro fianco, perché se bene, allora io grazie.